Oh, bene, dunque, sì, il tempo è cambiato, la temperatura si è un po' abbassata e così per il bene dei ben pensanti e degli esteti che pensano che i miei peli siano qualcosa di insopportabile alla vista, no? Voi direte, ma perché? Cioè, perché il pelo umano dovrebbe essere più orribile di quello animale? No, normalmente si loda tanto il manto peloso di un cane o ancora più di un gatto, no? E invece c'è gente che di fronte all'idea di un uomo peloso inorridisce, no? Altri invece impazziscono, altri impazziscono, probabilmente perché il pelo sul corpo umano suggerisce il sesso, no? E quindi vedere un corpo seminudo coperto di peli è un'allusione sessuale e di conseguenza i ben pensanti o gli esteti, no, che credono di farne una faccenda estetica, mentre in realtà forse hanno paura di cose troppo esplicite, allora inorridiscono. No? Allora io sapendo questo, perché so che è proprio così, mi ci godo a mostrare i miei peli proprio perché la cosa fa inorridire i ben pensanti, i sessuofobi. Ecco. Allora, dunque, intermezzo faceto, allora avevo detto sì che volevo cambiare argomento, adesso tendo di più a saltabeccare di qua e di là. Forse perché ormai ho così tante playlist, no, e vado dall'una dall'altra, nessuna è completa, perché tutti questi argomenti sono sempre da rivedere, da ampliare, da integrare, ci sono troppe cose da dire, allora io saltabecco di qua e di là. E ho pensato bene di riprendere per un po' la playlist sugli alieni, che quella va sempre bene perché suscita sempre un certo interesse, no? Che tra l'altro è stata quella che ha fatto più scalpore, perché quando dopo cioè tutte le puntate dalla 41esima all'80esima sono state dedicate a Mauro Biglino, no? E questo ha fatto molto irritare tanti fans che mi hanno mandato un sacco di commenti ingiuriosi, di indignazione, perché osavo criticare il loro guru. Allora, io cosa faccio? Non parlo più di Biglino perché penso anche di aver detto a sufficienza, no? Non credo che meriti ulteriori commenti, a meno che non mi capiti di scoprire qualcosa di nuovo sul suo conto, ma per il momento. E riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato alla 40ª puntata, perché se voi vi ricordate, sapete, avete già scoperto, i primi 40 video di questa playlist, se andate a vedere, cliccate sulla mia pagina playlist e poi guardate Alieni e altri drammi collettivi, le prime 40 puntate erano tutte dedicate appunto alla storia degli alieni nella civiltà occidentale, dalle origini fino ad oggi. E io ero arrivato a gli alieni più interessanti di tutti, quelli che addirittura sono diventati sinonimo di alieni, cioè i marziani, no? Dopo aver trattato ampiamente i seleniti, che sono stati i primi alieni di cui si è trattato nella civiltà occidentale e in cui erano specializzati i greci, gli elleni, però poi se ne è parlato anche nell'epoca moderna, poi sono arrivati i marziani, poi arriveranno i venusiani e poi tutti gli altri, no? Ecco, però noi eravamo rimasti ai marziani e avevo fatto così una scorsa delle varie teorie sul conto dei marziani da quando si è cominciato a ipotizzarlo, cioè all'incirca 200 anni fa, un po' più di 200 anni fa, diciamo fine 700 si è cominciato, no? Perché si cominciava a vedere abbastanza bene Marte per vedere le calotte polari, le nuvole, i cosiddetti mari, cioè le macchie blu-verdi, contrapposte alle cosiddette terre, che erano le zone invece rosso, arancio, rosa, giallo, no? Rosso, arancio, rosati. E tutto questo insieme ha fatto pensare che fosse un altro pianeta abitabile come la Terra. Allora io ero rimasto diciamo, all'incirca alle scoperte degli anni 70, seconda metà degli anni 70, cioè dal Viking in poi,
negli anni, quando il Viking aveva esplorato Marte, no? Aveva scoperto tutta una serie di cose molto interessanti che aveva fatto tornare in auge il pianeta, no? Perché diciamo, ai tempi delle prime sonde, adesso sto rinverdendo il discorso, no? Riallacciare i fili, nel periodo di tempo fra appunto il 1965 e il 1976, Marte aveva progressivamente perso di interesse perché proprio per colpa delle sonde. Allora, la prima sonda, il Mariner, che arrivò su Marte nel 1965, fotografando la superficie, facendo vedere che Marte non era un mondo simile alla Terra, ma piuttosto simile alla Luna, no? Con tanto di crateri, cioè, deserti rossi coperti di cratere, una Luna rossa in pratica, no? Aveva un po' sfatato la speranza che potessero esserci. Beh, innanzitutto aveva detto Marte non è abitato, hanno messo Marte non è abitato. Non sembra neanche abitabile, non si vedono tracce di vita, però potrebbero esserci ancora microrganismi o forme primitive di vegetazione, qualche pianta particolarmente resistente, come ce ne sono anche sulla Terra, perché si sapeva che sulla Terra c'erano delle piante, ci sono dei vegetali che potrebbero vivere su Marte, no? Almeno a quel tempo. Adesso non so se ancora adesso si direbbe che potrebbero vivere su Marte, ma comunque l'idea era quella. Però progressivamente, siccome non si scopriva l'acqua, non si scoprivano segni di vita né di passate presenze di vita o di civiltà su Marte, allora pian piano, insomma, i marziani sono scomparsi. Sono scomparsi, non se ne è più parlati, finché appunto nel 1976, con l'impresa del Viking e tutto quello che è riuscito a scoprire, cioè per esempio il fatto che sulla superficie di Marte si notavano molti letti di fiume che prima non erano stati scoperti, no, dalle altre sonde non erano stati scoperti, il Viking invece ha mostrato che c'erano dei grandissimi letti di fiumi in secca, cioè ormai morti, che si gettavano in quello che sembrava essere un enorme bacino di un grande oceano che occupava addirittura un terzo della superficie marziana, quello che poi è stato chiamato l'oceano boreale, no? E quello proprio ha fatto rinverdire tutto, cioè hanno detto, ah vabbè, ok, magari adesso non ci sono più forme di vita o qualche forma di vita molto primitiva, però un tempo dovevano esserci le condizioni adatte alla vita e allora forse c'era anche una civiltà, no? E poi appunto la scoperta della Sfinge di Cidonia. E questo poi appunto nell'immaginario collettivo ha creato tutta una serie di associazioni. Innanzitutto avevo detto l'ultima volta, no, che cioè nel video Alieni numero 40, vi invito eventualmente ad andare a vedere quello se non l'avete già visto, o rivederlo, tanto per riprendere il filo del discorso. Dunque la scoperta, fra virgolette, di questo monte che aveva l'apparenza di un volto, no? Al momento quando fu fotografato per la prima volta sembrava proprio un volto umano. Poi analizzato meglio, nel senso quando a ulteriori missioni l'hanno fotografato meglio in tutti i particolari, si è visto che sì, vagamente c'è una somiglianza con un volto umano, ma sembra, anzi, un volto umano un po' leonino addirittura, ma sembra, insomma, che da quel che si vede è uno scherzo della natura, che ha foggiato la roccia in modo che sembrasse un po' un volto umano. O comunque un volto, ecco, magari non umano, magari alieno. E poi appunto vicino a questo presunto volto, chiamato poi la Sfinge, comparivano delle formazioni che sembravano delle piramidi, di cui una addirittura pentagonale, no? A dire il vero, già con la prima missione del Mariner
furono viste delle formazioni che cioè che sembravano delle piramidi triangolari addirittura, no? Per cui praticamente dei tetraedri, e già lì avevano cominciato a comparire storie su civiltà del passato, no? Nel senso che comunque la volontà di cercare queste antiche civiltà marziane di cui a dire vero si continuava a parlare dall'inizio del Novecento, se ben ricordate, come avevo già specificato, e quindi in realtà la mente umana non vedeva l'ora di trovare qualcosa a cui agganciarsi, no? La nostra civiltà è così innamorata del pianeta Marte che non riesce a rassegnarsi. L'idea che questo mondo vicino al nostro, no? Che tanto suggestiona la nostra mente, sia sempre stato desertico, non è possibile, insomma, qualcosa ci deve essere o ci deve essere stato. E inevitabilmente poi si fanno paragoni con cose che già conosciamo, no? Appunto con l'antico Egitto, perché appunto le piramidi, la Sfinge, poi la fortezza, no? Inevitabilmente è stato fatto un paragone con la zona di Giza. E io ho detto, era inevitabile questa associazione, perché in realtà già le immaginazioni sulla civiltà marziana ricordavano l'antico Egitto. Perché l'antico Egitto cos'è? Appunto, un'antica civiltà dalle grandi opere di pietra che viveva in un deserto, sulle rive di un ampio fiume, no? Su un ampio corso d'acqua, con due strette fasce di vegetazione ai lati, no? Che permetteva a questa civiltà di vivere normalmente, no? In mezzo a questo deserto. I marziani, così immaginati secondo la teoria dei canali di Lowell, che si è richiamato alle scoperte di Schiaparelli a suo tempo, no? All'inizio del secolo scorso, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, richiamavano in qualche modo già l'Egitto, perché appunto, cioè, dicevano, la civiltà marziana, un'antichissima civiltà che vive sulle rive dei canali da lei costruiti in mezzo al deserto rosso, che altrimenti sarebbe un deserto senza fine, no? Interrotto solo da tundra di muschi e licheni, dove appunto coltiva la vegetazione, i propri mezzi di sostentamento, sulle rive, sulle strette fasce di vegetazione ai lati di questi canali, e costruisce le sue città sempre sulle rive di questi canali, all'incrocio stesso dei canali. E questa civiltà antichissima, cioè che si suppone molto più saggia ed evoluta della nostra, in qualche modo era inevitabile il riferimento con gli antichi egiziani. Allora, per molti anni, io mi ricordo, no, dopo il 76, negli anni 80 e 90, ritornarono in auge i marziani. Cioè, mentre appunto nel periodo degli anni 60-70, cioè seconda metà dei 60 e prima metà dei 70, dei marziani non si parlava più, perché non si sperava più di trovare vita presente o passata su Marte, dopo invece è ritornato in auge, e poi anche la letteratura, cinematografia, i fumetti si sono adeguati appunto a questo ritorno dei marziani, visti però appunto non come esseri presenti magari, ma come i resti di una civiltà passata. Che avevo citato il caso di Mission to Mars, e film di questo genere, ne sono comparsi parecchi. Poi un altro è Ghost from Mars di Carpenter, cioè Fantasmi da Marte, in cui addirittura gli spiriti degli antichi marziani cercano di prendere il possesso dei colonizzatori terrestri che hanno terraformato Marte, no? In una società matriarcale si immagina che la società del futuro sia matriarcalizzata, perché gli uomini hanno perso la loro aggressività e le donne al loro posto sono diventate, appunto, guidano questa civiltà del futuro. Una roba, sì, abbastanza interessante, ma era la solita americanata purtroppo, e quindi
non è che fosse granché. E qui purtroppo sono costretto a chiudere. Arrivederci.